Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare TG Code e iscrivetevi per non perdere tutte le ultime notizie su MW3, sulla Season 6 e sul futuro di Warzone e Warzone Mobile. Salvatevi, il primo link in descrizione invece che la mia collaborazione con Nebba, dove troverete tantissimi sconti sull'acquisto delle gift card, sul Game Pass, sul Gold di Xbox, sui videogiochi vecchi, sui videogiochi nuovi, sulle gift card di qualsiasi tipo e via dicendo, e soprattutto anche sui videogiochi in arrivo. Mi raccomando, utilizzate sempre il link in descrizione. Poi vi aspetto alle 14 come sempre in live su Twitch, dove risponderò a tutte le vostre domande, parleremo di tutto e di più, quindi mi raccomando. Partiamo, prima di entrare nel vivo del video, con una curiosità, o meglio un leak molto importante che è stato riportato dal noto data miner e insider Alex, che come avete visto in passato ha praticamente sempre indovinato tutto quello che c'era relativamente al futuro di Call of Duty. Si è beccato diversi ban su Twitter, si è beccato diverse lettere anche da parte di Activision. Bene, in questi giorni è l'unico che sta andando controcorrente relativamente alla situazione della nuova mappa di Warzone, che come sapete sono ormai mesi che si parla che deve arrivare la Salmas, arriverà una versione rivisitata di la Salmas, anche gli easter egg che sono stati rilasciati adesso sulla mappa zombies di MW3 hanno fatto vedere delle zone di Las Almas. Bene, lui dice che secondo le sue informazioni la nuova mappa di Warzone sarà ambientata in Uzbekistan, anche la mappa di Zombies. Conterrà alcune delle mappe dei vecchi capitoli come punti di interesse, tra cui Countdown di COD 4, quindi va controcorrente rispetto a tutti gli altri insider e addetti ai lavori. In passata, visto che praticamente ha indovinato tutto quello che doveva arrivare, vi terrò aggiornati sull'evoluzione di questa notizia, che è sicuramente molto ma molto interessante rispetto al passato. Non è che stanno ad esempio mischiando, rivisitando completamente la Salmas con un'ambientazione dell'Uzbekistan. Staremo a vedere, vi terrò aggiornati. Ma parliamo di MW3, perché Ralph aveva dichiarato che su MW3 Activision ha deciso di dare ad ogni software house il ruolo, diciamo, giusto di competenza. In che senso? Sembrerebbe che secondo le sue informazioni, ma l'abbiamo già visto, che almeno Zombies è confermato che è stato sviluppato solo e soltanto dalla Treyarch, l'Infinity Ward si occuperà della campagna e la Sledgehammer Games del multiplayer. Quindi tutte e tre le software house in primo piano su ogni modalità di riferimento. Intanto Modern Warfare 3 è stato ufficialmente classificato come categoria M dall'ente di classificazione dei videogiochi, l'ESRB, ma va a riportare informazioni molto interessanti. Si tratta di uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo di unità e membri delle forze speciali mentre inseguono un terrorista fuggito per prevenire una guerra globale. Alcune sequenze descrivono atti di violenza più intensi, terroristi che prendono il controllo di un aereo, terroristi travestiti da agenti di polizia e paramedici che sparano, uccidono civili in fuga all'interno dell'atrio di uno stadio, l'hanno visto anche nel trailer, passeggeri di una compagnia aerea uccisa a colpi d'arma da fuoco su un aereo, e mi verrebbe da pensare, ragazzi, la famosa Norussian, e prigionieri fucilati all'interno di una cella. Quindi chissà se veramente ci sarà una mappa, o meglio una missione della campagna, di una rivisitazione, diciamo così, virtuale, remake della missione della campagna di MW2 Norussia, perché gli indizi, ragazzi, lo portano molto a pensare. Rimaniamo sempre su MW3, ragazzi, perché vi faccio vedere delle curiosità interessanti per quanto riguarda il trailer che vi ho riportato gli altri giorni. Nel trailer Zombies di Modern Warfare 3 avete riconosciuto tantissimi personaggi, non soltanto della saga di Modern Warfare ma anche della saga di Black Ops, anche Cold War, tra cui c'è ad esempio Weaver, c'è Ravenoff da Cold War, c'è Viktor Zakaev che arriva direttamente da COD 4, Soap da Modern Warfare, Roswell che arriva direttamente sempre da Modern Warfare. Quindi hanno fatto, diciamo così, una cozzaglia di personaggi di diversi code, di diversi proprio capitoli all'interno del titolo. Intanto, interessante, un articolo riportato sul sito di Activision descrive nuovamente che questa modalità sarà una modalità PvE, quindi non ci sarà la possibilità ad esempio di contrastare altri team o altre squadre, perché tutti e 24 i giocatori dovranno giocare insieme su questa mappa open world per sconfiggere
vincere gli avversari. Si parla di una varietà di elementi unici, sfide, filmati per avere maggiori sviluppi sulla storia, e tutto quanto si attiverà, come sapete, il 10 di novembre. Altra curiosità che volevo darvi è che la Treyarch ha confermato che la modalità Zombies presenterà la più grande mappa della storia Zombies per quanto riguarda questa modalità, quindi la mappa più grande di sempre Zombies. La missione viene confermato che si chiamerà Operazione Deathbolt, e quando la squadra arriverà alla zona di esclusione insieme a Soap e Ravenoff, sono a quanto pare trascorse alcune settimane dagli eventi mostrati nella prima parte del trailer, quindi nella contaminazione della polizia che appunto si è trasformata in un'orda devastante di zombies. Interessante invece, in queste ore ragazzi si è tornato un po' a parlare di cecchini, perché Cold War Performance, visto già in passato anche lui, è stata una fonte molto attendibile a riguardo, ha dichiarato che i cecchini che uccidono in un solo colpo dovrebbero a quanto pare tornare su Warzone con l'integrazione di Modern Warfare 3 con la Season 1. I cecchini torneranno allo stato in cui si trovavano su Warzone 1. Vi terrò praticamente aggiornati, ma questa notizia sicuramente farà felice gli sniper o chi ci smanetta appunto con i cecchini. Vi faccio vedere finalmente le playlist attivate ieri sera, che stranamente Raven non ha voluto anticipare ma ha aspettato le 19 per svelarle, tra cui troviamo nuovamente le Ranked Intercetti su Almasara, poi sempre nella versione Battle Royale quartetti su Almasara, coppie e terzetti su Vondel, e poi sempre in Battle Royale le mappe a rotazioni in versione singolo, mentre sul ritorno troviamo soltanto Vondel in quartetti e la rotazione sempre delle mappe piccole, singolo, coppie e terzetti. Hanno praticamente tolto la modalità dedicata al Bagra, che poi a tutti gli effetti torniamo a ricordare che è una mini Royale, e poi Malloppo su Almasara quartetti, e rimane Occupazione su Vondel in versione quartetti. Per chi mi chiede sempre Occupazione che cos'è, è una sorta di postazione come giocate sul multiplayer ma sulla BR. Mentre ieri sera ragazzi sono arrivati altri ed importanti artwork dedicati alla Season 6. Come vi avevo detto ragazzi, le novità più importanti di questa Season 6 è che sarà completamente a tema Halloween, quindi l'argomento principale di questa stagione ragazzi sarà la tematica Halloween, e con questo colorazioni, ma soprattutto questi sfondi, vi farà pensare che qualcosa di notturno ci sarà. Vondel era stata più volte trovata nei file di gioco nella versione notturna, mentre a quanto pare di Almasara non c'è mai stato nulla all'interno dei file di gioco. Vi terrò aggiornati se arriverà qualche variante notturna a riguardo. Per quello vi dico sempre iscrivetevi e lasciate un bel mi piace per non perdere tutti i prossimi video. Quello che vedete al centro come personaggio è molto conosciuto, è Spawn, e viene confermato che la stagione 6 inizierà il 27 di settembre, quindi poi vi terrò aggiornati sui pesi degli aggiornamenti, sulle patch che saranno rilasciate. Ci sarà come sempre il pre-download soltanto PlayStation, e poi vi farò sapere tutte le modifiche, patch, modifiche armi, novità, principalmente troveremo più skin che altro, e via dicendo. Ragazzi, questo era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero. Un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi. 14 alle ore 14 live su Twitch. Appuntamento domani con me per un nuovo video.